Eccoci, buonasera a tutti, grazie di essere qui. Siamo in un periodo dell'anno un po' particolare perché, a parte lo sbalzo di temperatura e del tasso di umidità che ci mette a dura prova, però c'è anche il peso, diciamo, dell'anno, quindi anche un po' di fatica che abbiamo in un mese di giugno che è anche particolarmente intenso di appuntamenti. Questa mattina abbiamo avuto un seminario di riflessione, mi sembra molto importante. All'ostello di Via Marsala sul tema poi delle misure, delle proposte rispetto ai senza dimora, quindi il tema promozione, una città inclusiva, la promozione umana affrontato non solo dal punto di vista della sicurezza. Abbiamo avuto anche il sindaco della città, il vescovo nostro alla carità, Don Benoni Ambarus, abbiamo avuto il viceprefetto, diversi studiosi, molte proposte che sono emerse per questo appuntamento che abbiamo organizzato insieme alla Caritas Ambrosiana di Milano. E oggi abbiamo questo webinar sugli strumenti contro la povertà energetica. Grazie al manuale operativo dei diritti stiamo facendo questo lavoro, questo servizio incessante, no, di aggiornamento, di formazione, perché per fare bene il bene è importante mettere a disposizione gli strumenti. E questo della povertà energetica, per ovvie ragioni, è un fenomeno che è esploso anche nella città di Roma nell'ultimo anno. Il manuale operativo dei diritti, c'è un capitolo proprio che è dedicato a questi temi, utenze domestiche, che è curato da Liliana Ciccarelli, che è qui con noi, una delle nostre relatrici, che ringrazio nuovamente, insieme a Beatrice Bruno, che coordina il team, l'equipe, che coordina, che aggiorna le 12 aree tematiche del nostro manuale operativo dei diritti. E con Alberto Colaiacomo, che è il nostro responsabile proprio dell'ufficio ricerchi, stiamo seguendo questo filone, questa serie di attività di aggiornamento e di formazione, avendo recepito la proposta, la sollecitazione di molti di poter approfondire i singoli temi. Oggi affrontiamo questo proprio aspetto specifico, gli strumenti contro la povertà energetica, quindi tutto il tema dei bonus, della rateizzazione, della conciliazione, per capire quali sono gli strumenti a disposizione dei cittadini. Quei cittadini, soprattutto in difficoltà e fragili, che si rivolgono alle Caritas locali, ai nostri centri di ascolto. Stasera, e lo voglio ringraziare in modo particolare, gli darò subito la parola. Abbiamo con noi Roberto Malaman, che è il segretario generale dell'ARERA, Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, un'autorità tra le prime in Italia che ha dedicato una particolare attenzione anche a questo tema della tutela dei diritti dei cittadini consumatori. E quindi è un grande piacere che abbiamo con noi Roberto Malaman, ci lega un'antica amicizia e quindi ogni tanto abbiamo la possibilità di sentirci, seppure come oggi online. Dopo Roberto Malaman e dopo il dottor Malaman ci sarà appunto l'intervento di Liliana Ciccarelli e poi si potranno appunto aprire, no? Un momento anche di dialogo, domande, osservazioni, proposte e suggerimenti. Quindi ecco, vi ringrazio nuovamente e do la parola direttamente a Alberto Colaiacomo che ci dirige per quanto riguarda lo svolgimento dei nostri lavori. Grazie e buon webinar a tutti. Semplicemente passo la parola al dottor Malaman e io dirigerò poi, se ci sono domande, sia sulla chat sia gestendo le varie prenotazioni per intervenire. Grazie, buonasera a tutti. Solo un cenno se mi sentite, ma penso di sì. Tanto è un grande piacere essere qua con voi stasera, anche se in questa forma a cui siamo ormai abituati. Saluto Giustino Trincia, con cui ci conosciamo da quando avevamo i capelli un po' più scuri e con cui abbiamo condiviso qualche pezzo di vita e di percorso. Io sono segretario generale di ARERA. Ho fatto metà della vita lavorando nel privato e metà in una pubblica amministrazione. Sono diventato segretario generale di ARERA. Adesso vi dico in 2 minuti che cos'è. Avevo fondato un'associazione di consumatori insieme ad altri nel 78, ma poi la mia vita ha preso anche altre strade e oltre a fare per
certo numero di anni segretario generale, mi sono sempre occupato di tutela dei consumatori anche dentro l'istituzione per cui lavoro. Grazie doppiamente per l'invito. Ho visto anche il vostro manuale operativo, la vostra cassetta degli attrezzi, veramente uno strumento che non conoscevo e che meriterebbe di essere diffuso anche, diciamo, in ambiti territoriali più ampi del vostro normale riferimento. Io mi scuso, l'avevo anticipato accettando questo invito. Dopo una quarantina di minuti vi devo lasciare perché avevo un impegno di famiglia già fissato, quindi poi mi dite voi. Adesso io parlo un quarto d'ora come d'accordo e poi mi dite voi come procediamo. Scusatemi, non è che lascio per la preziosità del mio tempo, è che proprio non posso poi fermarmi. No, ma Roberto, scusa, ti interrompo, ho mancato io di dirlo, ma tu nel raccogliere l'invito che ti avevo rivolto avevi già detto e segnalato questa situazione particolare e ti ringraziamo comunque. Con piacere. Allora, intanto ARERA, Autorità di Regolazione Energia, Rete e Ambiente, nota, una volta si chiamava Autorità per l'Energia, poi ha cambiato nome perché oltre a competenze in campo di energia elettrica e gas, adesso cerco di dirvi quali, il Parlamento progressivamente ha ritenuto di darci delle responsabilità in tema di servizi idrici, di servizi smaltimento rifiuti urbani assimilati e anche di teleriscaldamento. E quindi nasce come Autorità per l'Energia 25 anni fa, in parallelo a noi nasce l'Autorità per le Comunicazioni, e poi assume responsabilità anche su altri servizi. A cosa serve un'autorità indipendente? Proprio in una frase. Serve quando il Parlamento decide che un organismo tecnico deve svolgere certe funzioni rigorosamente disegnate dal Parlamento stesso, ma queste funzioni le svolge in autonomia e responsabilità. E quindi i ministeri 25 anni fa si sono spogliati di alcune responsabilità e poteri perché una legge ha detto dentro i confini disegnati da questa legge c'è un'autorità indipendente. Indipendente vuol dire che non è che facciamo quello che ci pare. Rispondiamo al Paese, procediamo sempre prima di prendere le decisioni attraverso documenti di consultazione, rendicontiamo periodicamente sulle nostre attività, facciamo consultazioni, facciamo una relazione annuale, facciamo audizioni, eccetera. Quindi rispondiamo al Paese in tutte le sedi, prendiamo le decisioni a valle di consultazioni pubbliche e rispondiamo ovviamente alla giustizia amministrativa. Si può fare ricorso contro i nostri provvedimenti al TAR o al Consiglio di Stato. Però indipendenti, nel senso che dentro le linee guida del Parlamento certi poteri sono assegnati a ARERA. Per i settori che vi ho citato prima, noi ci occupiamo di promuovere la concorrenza, a regolare le attività che sono monopolistiche, cioè che può fare un soggetto solo in una certa zona, che so, la rete di distribuzione di trasporto dell'energia elettrica o del gas, in ogni zona del paese ce n'è una sola, poi l'elettricità o il gas possono arrivare da più fornitori, ma la rete è una sola, quanto pagano gli italiani in bolletta per quella rete? Questo lo fissa ARERA, perché è un'attività monopolistica, qualcuno deve dire quanto pagano gli italiani. E quindi regoliamo i monopoli, oltre a promuovere la concorrenza, e ci occupiamo di tutela del consumatore, che vuol dire fare regole di buon comportamento per i soggetti che operano nel mercato dell'elettricità, del gas e nei servizi rifiuti idrico e teleriscaldamento, sanzionare quando si comportano male e garantire agli italiani il rispetto di queste regole. Sapete tutti che nei settori di cui sto parlando ci sono dei soggetti molto forti che erogano dei servizi e dei soggetti molto più deboli che sono i cittadini. Allora, l'autorità ha il compito di fare delle regole, di farle rispettare in modo tale da ridurre un po' questo squilibrio. Questo in poche parole. Abbiamo sede a Milano e il 90% del nostro personale è a Milano, per una scelta del Parlamento di molti anni fa. Venendo a parlare di energia, che è il nostro tema di stasera, e della fatica che fanno gli italiani a pagare le bollette, parto con due considerazioni generali. Da una parte, in sede europea italiana prima, si è scelto che progressivamente i mercati energetici diventassero concorrenziali. Ossia, 25 anni fa, ogni italiano aveva la sua Enel o la sua Acea, o a Milano la sua AEM,
non doveva fare nient'altro che stare attento un po' a quanto consumava, pagare la bolletta e tutto finiva lì. Cioè i prezzi venivano fissati con visione un po' politica e il mondo era molto più semplice, ma molto più, cioè ancora più forte era la differenziazione di forza tra il fornitore del servizio e il cittadino. Da allora il mondo si è molto complicato. Prima scelta di fondo, concorrenza, cioè progressivamente le aziende prima e le famiglie dopo hanno la possibilità, ma progressivamente dovranno scegliersi un fornitore. E dall'altra parte, per motivi vari, è molto aumentata la complessità. Cioè appunto una volta non dovevi fare niente, se no stare attento a quando accendevi la luce o che elettrodomestici avevi in casa e come li usavi. Adesso le tecnologie sono diventate più complicate, ci sono i contatori telegestiti, ci sono più di 1 milione di impianti di rinnovabili in Italia, si parla di comunità energetica, di auto elettrica che può fare anche da stoccaggio dell'elettricità durante durante il giorno, restituirla durante la notte o viceversa. Quindi siamo entrati in un mondo decisamente più complesso rispetto a quanto era qualche decennio fa. ARERA in tutto questo promuove la concorrenza e cerca di aiutare gli italiani in questo mondo un po' complicato. Vi cito perché voi siete a contatto tutti i giorni con situazioni reali e spesso situazioni di difficoltà. Vi cito un po' di strumenti che vi possono aiutare o che possono aiutare le persone con cui lavorate. ARERA, sono tutti strumenti che trovate sul nostro sito, ha un atlante del consumatore che aiuta tutti a capire i diritti, la regolazione, come affrontare i problemi, eccetera. Quindi si chiama Atlante per il consumatore, fatto a capitoli, è fatto per domande e risposte e cerca di aiutare gli italiani. Devo fare una voltura, cos'è un subentro, una voltura, cosa devo fare, quanto mi costa, posso tenere lo stesso fornitore, devo cambiare, se ho contratto intestato ancora a mia zia, no scusate, a mia nonna che non c'è più, cosa posso fare, quanto pago, quando mi arriva la bolletta, eccetera. Questo Atlante cerca di essere uno strumento, ce ne sono altri, ma noi questo cerchiamo di fare il nostro meglio per tenerlo aggiornato, per aiutarci a rispondere alle domande. Poi abbiamo due portali a disposizione di tutti. Uno si chiama Portale Consumi. Chiunque può entrare con SPID per motivi di riservatezza, ce l'ha imposto il garante privacy, ma ormai diciamo per fortuna lo strumento adesso è piuttosto diffuso. E quindi ognuno trova i suoi dati di consumo e le informazioni sulle operazioni che sta facendo, se sta appunto volturando, se ha chiesto il cambio di fornitore, ma soprattutto trova la ricostruzione storica dei suoi consumi, elettricità e gas. Poi abbiamo creato un portale offerte dove chiunque, anche senza registrazione, può entrare mettendo poche informazioni, dove abita, che tipo di contratto vuole e indicativamente quali sono i suoi consumi. Può avere una graduatoria delle offerte disponibili sul mercato per aiutarlo a scegliere che fornitore vuole e che contratto vuole. Non è banalissimo lo strumento perché il mondo è complicato, ma è il portale pubblico, disponibile a tutti, accessibile, aggiornato continuamente, che ha tutte le offerte disponibili sul mercato. Finisco con un ulteriore strumento che abbiamo messo a disposizione degli italiani, che si chiama Sportello per il consumatore energia ambiente. Questo sportello risponde a un numero verde che trovate tranquillamente sul web, che è verde anche da cellulare, come ormai la realtà impone. È una struttura che coordiniamo noi, anche se è esterna a noi e che sta a Roma fisicamente, e che aiuta gli italiani quando hanno dei problemi. Quindi aiuta gli italiani per avere informazioni sui servizi elettrico, gas, teleriscaldamento, rifiuti e idrico. Quindi ha un call center che risponde negli orari principali della giornata e con persone competenti che ci aiutano a orientarci, a capire e a risolvere i problemi.
riceve molte centinaia di telefonate all'anno, adesso non mi ricordo, 500-600.000. E poi abbiamo un servizio conciliazione, che cos'è? Nelle controversie tra famiglie, piccole e medie imprese e il fornitore di elettricità e gas o il gestore del servizio idrico, sapete benissimo che da una parte c'è un soggetto forte e dall'altra un soggetto piccolo. L'oggetto del reclamo, della controversia, magari per il fornitore è piccolo a piacere, qualche decina, qualche centinaio di euro. Per la famiglia che ha un problema non è piccolo a piacere, perché può essere un problema che nella realtà della famiglia è percepito come grave o comunque serio o comunque dove c'è un'esigenza di giustizia. Allora, che strade ha la famiglia o la piccola e media impresa? Reclamare presso il fornitore oppure poi andare in tribunale? È ovvio che per questo tipo di controversie difficilmente si va in tribunale, perché i costi e i tempi non sono adeguati alle situazioni. Allora, abbiamo creato un servizio conciliazione, non so se avete esperienza sullo strumento conciliativo. Tecnicamente funziona così. Intanto, quando si ha un problema col fornitore, bisogna fare reclamo presso il fornitore stesso e questo, sulla base della nostra regolazione, deve trattare il reclamo e deve rispondere al reclamo entro, se mi ricordo, 20 giorni. Se non risponde al reclamo, paga un indennizzo in bolletta alla famiglia interessata. I doveri sono doveri, le penalizzazioni in caso di mancata risposta ci sono e sono automatiche, però certo se poi non arriva una risposta soddisfacente, la famiglia non è soddisfatta, non ha risolto il suo problema. Cosa succede? Fatto il reclamo, ricevuta la risposta o non ricevuta la risposta, di norma non succede perché le nostre regole le facciamo rispettare, si può andare presso il servizio conciliazione, è un servizio a distanza, così a disposizione di tutti gli italiani, dove intorno allo stesso tavolo virtuale il fornitore di elettricità o gas o il gestore di servizio idrico deve presentarsi in conciliazione, quindi ci deve essere obbligatoriamente sulla base di una nostra regola. Il cittadino o il suo rappresentante si confrontano sul problema e in quella sede si cerca una soluzione, uno di fronte all'altro. Nel 70% dei casi la soluzione si trova. E quindi in molte decine di migliaia di casi all'anno si trova una soluzione alla bolletta contestata, alle conseguenze della mancata lettura. Di solito sono problemi di fatturazione, ma ce ne sono anche altri. È complicato questo strumento? Dipende. Un terzo degli italiani lo usano da soli. È fattibile. Naturalmente richiede dimestichezza con gli strumenti a distanza, quindi molti italiani non lo usano da soli, possono delegare un rappresentante di un'associazione di consumatori, o in me in qualche caso un avvocato, ma si può francamente evitarlo di usare un avvocato per queste conciliazioni, possono anche delegare un parente, uno zio o una persona in grado di gestire questa cosa. Quando delegano un'associazione di consumatori, questa lo fa volentieri, non solo per il loro ruolo sociale, ma lo fanno volentieri anche perché ricevono con i soldi che vengono dalle sanzioni che noi diamo ai gestori elettrici e gas quando si comportano male, quei soldi in piccola parte vengono usati per dare un gettone alle associazioni dei consumatori quando rappresentano un italiano in conciliazione. Meccanismo che è in vigore da un po' di anni. Questo servizio è a disposizione e quando persone che conoscete hanno un guaio con il loro fornitore, il servizio funziona. Ultimo capitolo di questo quarto d'ora. Povertà energetica, il dramma dei prezzi dell'energia nell'ultimo anno e mezzo e cosa si può fare. Io non voglio investire il nostro tempo stasera nelle dotte disquisizioni che si fanno al mondo su come definire la povertà energetica. Studiosi, accademici, istituzioni si sono avventurati in molte definizioni. Io onestamente non vorrei passare il tempo a cercare la definizione migliore. Abbiamo tutti la percezione che povertà energetica vuol dire quando una famiglia ha delle difficoltà di fronte al costo dell'energia. Poi si parla di accesso ai servizi energetici, si parla di tante cose, però
concretamente le famiglie a basso reddito hanno come tra le tante caratteristiche il fatto che in proporzione al loro reddito spendono di più delle altre per l'energia e quindi risentono di più della fatica di pagare le bollette o magari anche di pagare il pieno al distributore, che però non è cosa di cui io mi occupo professionalmente. Allora, se definiamo questo problema come la fatica di pagare le bollette o in qualche caso l'impossibilità, vediamo che strumenti ci sono in Italia per aiutare le famiglie in difficoltà. Devo dirvi francamente che ce ne sono pochi, di cui uno però molto grosso. I pochi sono prevalentemente su base locale, quindi iniziative locali anche organizzate che aiutano le famiglie in difficoltà quando sbattono contro delle bollette troppo pesanti. Queste hanno la caratteristica di dipendere dalla capacità delle organizzazioni locali. Uno strumento nazionale, poi ci sono degli strumenti per gli italiani, ma che non impattano particolarmente sulle famiglie a basso reddito o in difficoltà, che sono i vari bonus, rifacimento facciate, isolamento termico, rinnovabili, eccetera. Tutti questi strumenti che sono seri e funzionano non sono particolarmente dedicati alle famiglie in difficoltà o a basso reddito. Quindi funzionano, ma non sono state destinate alle famiglie in difficoltà. Lo strumento che il legislatore ha voluto per le famiglie in condizioni di difficoltà economiche in Italia si chiama bonus sociale. Esiste per elettricità, gas e anche per la fornitura idrica. Esiste da 10 anni e funziona, non so quanti di voi l'abbiano incrociato nel corso della vita, però funziona indicativamente così. Per le famiglie che hanno l'ISEE sotto una certa soglia, l'indicatore di situazione economica, quindi quell'indicatore usato per l'accesso agevolato a tanti strumenti di politica sociale, per le famiglie sotto una certa soglia arriva uno sconto in bolletta che mediamente assomiglia al 30% della bolletta elettrica e al 15% della bolletta gas. Mediamente, perché sono delle somme uguali per tutti a parità di condizioni. Quindi non dipendono dai tuoi consumi, dai consumi della famiglia, ma sono medi. Questo sconto in bolletta, fino a 2 anni fa, arrivava se la famiglia presentava annualmente una domanda di bonus sociale. Bisognava andare al CAF o al comune, con l'ISEE in mano, presentare la domanda e per un anno arrivava lo sconto. Con grande fatica istituzionale, 3 anni fa abbiamo convinto il Parlamento a fare una leggina che dice che automaticamente l'INPS può passare i dati sugli ISEE a un soggetto che si chiama SI, Servizio Informativo Integrato, che ha dentro i contratti di fornitura degli italiani e che dipende da ARERA, e quindi automaticamente dal 2021 chi ha un ISEE sotto soglia riceve lo sconto in bolletta. Automaticamente vuol dire che non deve fare niente. Se ha l'ISEE valido quell'anno, riceve lo sconto in bolletta. Con questa automatizzazione i beneficiari dei bonus sociali sono passati da 700.000 famiglie, quelle che presentavano la domanda, a 2 milioni e mezzo nel 2021. Il meccanismo funziona, adesso vediamo che limiti ha, e ha il grandissimo vantaggio dell'automatismo. Non bisogna fare code, non bisogna essere informati, non bisogna saperne più degli altri. Se hai l'ISEE con certe caratteristiche hai lo sconto in bolletta. Cosa succede nella seconda metà del 2021? I prezzi dell'energia, lo sapete, esplodono, le bollette vanno alle stelle. Il governo interviene con numerosi decreti legge che mettono soldi per provare a contrastare questo fenomeno di impazzimento delle bollette degli italiani, in particolare per le famiglie in condizioni di difficoltà economica, sempre certificate da un ISEE. Il bonus sociale viene fortemente aumentato dall'ultimo trimestre del 2021. Cioè da allora i decreti legge dicono si calcola il bonus sociale in modo tale da tenere mediamente ferme le bollette come erano a metà del 2021. Quindi questi 2,5 milioni di famiglie mediamente non hanno visto gli aumenti del costo dell'energia. In più, il governo ha alzato temporaneamente per il 2022 e adesso anche 2023 le soglie ISEE di accesso allo strumento, portato prima normalmente 9.530 euro,
portate a 12.000 euro e per il 2023 a 15.000 euro. Quindi molti più soldi in bolletta di bonus e un numero di famiglie interessato molto più grande. Quest'anno diventano 5 milioni di famiglie, 4 milioni e 700 mila. L'anno scorso il governo ha messo su questa partita 4 miliardi e 400 milioni. Andando a naso ricordo che il reddito di cittadinanza costa al bilancio dello Stato, costava, perché come sapete è in contrazione, costava, se ben ricordo, 8 miliardi all'anno. Quindi questi bonus sociali, elettricità e gas, l'anno scorso sono costati come metà della spesa del reddito di cittadinanza. Hanno abbassato le bollette in modo importantissimo, in alcuni mesi anche più di quanto previsto, soprattutto per la bolletta gas. In alcuni mesi sono arrivati a compensare integralmente le bollette. Tutto questo funziona bene, automatico, ma adesso veniamo ai ma, cioè a chi non arrivano questi bonus? Perché sono automatici, se hai l'ISEE sotto soglia, quindi arrivano le famiglie che fanno l'ISEE. La gran parte delle famiglie indigenti l'ISEE lo fanno, ma certamente non tutte, e ancor più non lo fanno le persone in quelle situazioni di forte marginalità che quindi le portano a non avere neanche una residenza, una casa, una condizione, diciamo, di vita, tra virgolette, normale. Quindi, prima discriminante, aiutiamo, se abbiamo dei contatti come voi li avete, aiutiamo queste famiglie a fare l'ISEE, anche se non ne hanno bisogno domani mattina per avere qualche servizio dalla scuola, dal comune, eccetera, ma l'ISEE serve per avere automaticamente questo sconto in bolletta. Però bisogna avere anche altre due caratteristiche, ci vuole un contratto di fornitura del gas e elettricità che sia davvero intestato a un componente del nucleo familiare. E qui ci sono italiani che hanno intestato ancora il contratto al nonno, però ci sono anche situazioni di affitto in cui il contratto rimane intestato al proprietario, o di convivenza di più nuclei familiari dove magari il contratto ha un'intestazione un po' anomala. Quindi ci deve essere un contratto intestato a uno dei componenti della famiglia che fa l'ISEE, altrimenti questo sconto non arriva. Ultimissima cosa, se hai riscaldamento condominiale a metano, puoi avere diritto, e quindi lo paghi nelle spese condominiali, il riscaldamento. Ti arriva il bonus sociale per la tua bolletta del gas a uso acqua calda, sanitaria, scaldabagno e cucina. Però è un bonus piccolo, perché il resto della spesa di riscaldamento ce l'hai nelle spese condominiali. Qui devi farti parte attiva, cioè ricevi una lettera che ti dice: sappiamo che tu hai diritto al bonus, ma devi mandarci dei dati per dimostrare che hai riscaldamento condominiale. Molti italiani non rispondono a questa lettera. Quindi se hai riscaldamento condominiale, ricevi una lettera, ma devi farti parte attiva. Questa è l'ultima condizione dove possiamo intervenire e aiutare gli italiani a ricevere questi soldi a cui hanno diritto, e l'automatismo raggiunge milioni di famiglie, ma non raggiunge certamente tutti coloro che ne avrebbero bisogno. Qui mi fermerei, forse ho anche leggermente sfondato col tempo, ma diciamo mi fermo sperando di avervi dato qualche strumento utile. La ringrazio, dottore. Io approfitterei ancora qualche minuto, perché a questo punto anticipiamo se ci sono domande o considerazioni da fare. Io francamente mi fermo 6, 7, 8 minuti, perché mia moglie mi aspetta con lo scooter per strada per un appuntamento. Quindi apro i microfoni. Eccomi. Se qualcuno vuole intervenire. Mi sembra che non ci sono, se Giustino... No, perché avete disattivato forse i microfoni di tutti nel frattempo. Sì, sì, però adesso ognuno può aprirlo liberamente. Io approfitto del silenzio per fare una domanda. Una realtà come la nostra, Roberto, intercetta moltissime persone che si ritrovano proprio sprovviste di quei requisiti per quanto riguarda lo sconto in bolletta, no? Allora ti volevo chiedere, ma realtà appunto come la nostra, che sono realtà di chiesa, avrebbero qualche possibilità di intervenire? Soprattutto noi abbiamo casi appunto di contratti
di utenza, ma anche di locazione non intestati, oppure persone che proprio non ce l'hanno lì, se c'è uno spazio, oppure tu hai qualche suggerimento per poterlo creare in modo tale che si evita una penalizzazione a persone che sappiamo essere in quelle condizioni di non accessibilità? Sì, purtroppo, come cercavo di rappresentarvi, lo strumento funziona egregiamente per milioni di famiglie in difficoltà, ma ha maggiori difficoltà a intercettare queste situazioni di massima fragilità e difficoltà. Qui normalmente intervengono iniziative locali, dico purtroppo, cioè questi meccanismi automatici funzionano alle condizioni che dicevo prima. Un ISEE è una bolletta intestata. E lo dico con dolore perché, diciamo, lavorando in un'istituzione, sapere che lo strumento, abbiamo fatto fatica per anni a farlo funzionare, funziona egregiamente, ma non intercetta esattamente il pezzetto di maggiore difficoltà, lo dico con dolore. Quindi è aperto un tavolo istituzionale su queste questioni che si chiama, è nato da poco, Osservatorio Nazionale sulla Povertà Energetica, che mette intorno al tavolo le istituzioni interessate e sta cercando di ragionare in queste direzioni. Però per strumenti che devono andare a impattare su centinaia o milioni di famiglie, questi si riesce a farli funzionare solo con regole semplici in tutta Italia. Queste regole semplici hanno funzionato e non intercettano il pezzetto di maggiore difficoltà. Questa è la situazione oggi con cui nel bene e nel male ci confrontiamo. Grazie. E quindi non è una risposta, è positiva in generale, ma è di difficoltà nelle situazioni di maggiore difficoltà. E lì la vostra parte è decisiva, mi rendo conto che con questo non voglio ributtare la palla dall'altra parte del video, però oggettivamente. Però c'è una fascia dove ancora l'ISEE si può fare, il contratto si può volturare. Almeno su quella fascia lì lavoriamo tutti insieme, perché possono essere veramente migliaia o centinaia di migliaia di famiglie ancora. Certo, grazie. Se non ci sono altre domande, interventi, salutiamo il dottor Malaman. E grazie, è stato un piacere. Grazie a lei, veramente. E passo la parola a Liliana Ciccarelli, che è la nostra redattrice per la parte proprio bonus. Ne approfitto per salutarla, perché grazie, è persona a noi nota. Arrivederci. Grazie mille, arrivederci. Grazie di nuovo, Roberto. Ecco, sono molto contenta di questo saluto che ci ha portato Malaman, perché abituata a vederlo in un contesto molto istituzionale, no? Anche, e quindi molto, come dire, capire che poi anche chi sta ai vertici di certe istituzioni invece ha una motivazione sociale molto forte, perché è importante. E mi ha anche, no, Alberto, anticipato su tutta una serie di cose, per cui forse possiamo anche procedere più speditamente. Che faccio? Mi prendo la parola? Sì, prendi la parola, condivido io lo schermo. Ti autorizzo a manovrare le diapositive. Ah, fantastico. Intanto colgo l'occasione per salutare tante persone che insomma... Qualcuna, insomma, comincio anche a familiarizzare con i vostri volti, vabbè, oltre a naturalmente Luigi, Raffaella, altri che ho conosciuto direttamente. Non so se qualcuno di voi ha già partecipato alla formazione in qualche parrocchia, così un po' a spot, sporadicamente siamo andati, no? A San Frumenzio, a Sant'Ippolito, c'era qualcuno? No, io no. Ok. Allora, abbiamo detto che nel manuale dei diritti c'è una parte dedicata all'energia. Quindi Renato era presente, ciao. Ora noi presentiamo
Vediamo adesso alcune delle schede che sono presenti nel manuale in quella sezione, quelli che hanno un impatto proprio più specifico sul tema della povertà energetica o, come diceva giustamente Malaman, con la fatica al pagamento delle bollette, perché la povertà energetica ha, diciamo così, una valenza molto più ampia, no? E se vi ricordate, abbiamo anche provato a fare un ragionamento di più ampio respiro con l'Ana Sguardi e con diciamo il lavoro che è stato fatto in quella circostanza. Ora quindi qui ci preoccupiamo più semplicemente di come fare a orientarsi quando una bolletta è particolarmente Liliana, hai chiuso il microfono. Ecco, dicevo, posso manovrare adesso le slide? Allora, quando faccio l'invio mi si chiude il microfono, Alberto. Forse devi gestire tu? Prova adesso. Dovresti essere... No, all'invio mi parte la disattivazione dell'audio. No, devi muoverlo con la freccia, no, con l'invio. Ah, freccia avanti e indietro. Ecco, ok, era andato. Scusate, adesso ci riusciamo. Non mi va. Va bene, dai, mando avanti io. Dimmi. Grazie Alberto, sì. Purtroppo non mi va. Allora, abbiamo detto rateizzazione, prescrizione, conciliazione e bonus, va bene? Saranno i temi di questo incontro. Allora, sulla rateizzazione, diciamo, cerchiamo di essere così molto pratici, no? E di capire che esiste la possibilità davanti a una bolletta molto esosa. Intanto bisognerebbe sempre capire perché una bolletta è particolarmente esosa. Possono contenere anche degli errori, ci possono essere dei costi non dovuti, però diciamo partendo dal presupposto che magari una bolletta esosa perché sono tanti i consumi o semplicemente perché è un'offerta economica che comporta, diciamo, un notevole costo, dobbiamo sapere che c'è la possibilità di un rateizzo di questa bolletta, che è necessario fare in forma scritta. E la regola generale è che la rateizzazione va chiesta entro la scadenza della bolletta, che viene indicata sempre la stessa, oppure entro 10 giorni dalla scadenza. Che cosa succede se diciamo si arriva una persona con una bolletta scaduta da tempo, oppure la rateizzazione la si può comunque chiedere, ma c'è il rischio che non venga accolta, d'accordo? Se non viene accolta, naturalmente possiamo ancora insistere con lo strumento della conciliazione, come vedremo più avanti, però almeno poniamoci nelle condizioni di non farci dire di no banalmente perché la bolletta è scaduta o perché sono passati più di 10 giorni. Dovremmo poi sempre avere presente il tipo di mercato all'interno del quale ci stiamo muovendo, cioè, e anche questo lo vediamo dalla bolletta, se è un mercato tutelato o se è un mercato libero. Questo perché? Perché magari c'è qualcuno che ha il microfono aperto, lo vediamo, se no non è già una domanda. Allora, dicevamo, il mercato tutelato è il mercato diciamo che ha una serie di tutele sia contrattuali che diciamo così tariffarie, e su cui l'autorità ha imposto, diciamo così, degli elementi di tutela maggiori per il cliente, anche ad esempio per quanto riguarda le modalità del rateizzo della bolletta, no? Nel mercato libero la possibilità di rateizzare la bolletta
è prevista nel contratto stesso. Per cui vi faccio un esempio, ci può essere l'operatore che nel mercato libero, per capirci faccio dei nomi ma solo per farvi capire, non so, Edison che opera nel mercato libero, Sorgenia o altri, questi per esempio, possono prevedere nel contratto che la rateizzazione, che ne so, può andare da 100 euro in su, oppure che necessita di un anticipo. Ecco, ci sono delle regole specifiche che possono essere previste nel contratto sul libro. Nel mercato tutelato è l'autorità a dire che il cliente ha automaticamente diritto ad una rateizzazione se siamo davanti a una bolletta di conguaglio, se sono superiori gli importi a 50 euro, se è saltato il rispetto del calendario di fatturazione, eccetera. Per cui questo è importante. Ora però cosa succede al mercato tutelato? E qui è la prossima slide. Dobbiamo sapere che al gennaio 2024 anche per le utenze domestiche finisce senza più possibilità di alcuna proroga il mercato tutelato. E questo perché lo sottolineo? Perché è possibile che arrivino queste telefonate insistenti, no? Nelle case, nelle nostre case, per dire cambia subito operatore, altrimenti rimani senza fornitore perché il mercato è finito, eccetera. Quindi calma e sangue freddo, intanto c'è tempo fino al 10 gennaio 2024. Inoltre, nell'ipotesi in cui non abbiamo ancora scelto per casa nostra, insomma, il contratto libero, e arriviamo a febbraio, ecco, non rimaniamo sicuramente senza fornitura. Questo è bene sottolinearlo, perché l'autorità ha previsto un sistema di passaggio automatico ad un meccanismo che si chiama servizio a tutele graduali. Nel senso che non sei tu a sceglierti l'operatore, ti ci mette d'ufficio l'autorità attraverso un meccanismo, diciamo così, di individuazione di operatori, d'accordo? Ma è un mercato cuscinetto dal quale comunque bisogna andarsene anche abbastanza, insomma, velocemente, scegliendo un operatore sul libero mercato, magari anche consultando quei motori di ricerca di cui ci parlava Malaman, per scegliere l'offerta più conveniente. Ora, una cosa che vorrei sottolineare inoltre è questa, e magari Giustino, insomma Beatrice, possiamo tornare in autunno su questo tema, perché l'autorità ha previsto diciamo una tutela specifica per i soggetti vulnerabili, d'accordo? Quindi per i soggetti vulnerabili, la cui definizione, i cui meccanismi, eccetera, che sono sostanzialmente persone che hanno già i bonus sociali o persone con disabilità, intestatari di contratti, diciamo, l'autorità continua a prevedere, diciamo così, un'ulteriore coda, mettiamola in questi termini, di tutela specifica. Per cui in autunno arriveranno delle lettere alle persone potenzialmente vulnerabili con delle informazioni e con delle indicazioni. Ecco, siccome è una fase importante questa della fine del mercato tutelato e la previsione di una coda di tutela specifica per i soggetti vulnerabili, forse possiamo tornare, no, su questo punto. Ora vi do solo questo accenno. Quindi la rateizzazione, abbiamo detto, non va sottovalutata, perché si possono avere delle, diciamo, un po' di respiro importante, e naturalmente poi se la rateizzazione la si fa in conciliazione è anche senza interessi ed oneri aggiuntivi. Allora, una bolletta importante può essere spesso frutto di un conguaglio e quindi andare a coprire più anni. Allora, c'è una legge, diciamo già dal 2017, che poi ha avuto via via, diciamo così, dei passaggi attuativi graduali, che consente, che ha introdotto la prescrizione biennale per le bollette di acqua, luce e gas. Quindi prima di questa legge 2017 si dovevano pagare, nel caso in cui arrivava un conguaglio, gli ultimi 5 anni. Adesso invece si pagano gli ultimi 2 anni, quindi diciamo che è importantissima questa previsione normativa. Ora, la prescrizione però da codice civile è un diritto che il cittadino, il debitore ha a disposizione, ma
deve attivarsi per poter, diciamo, vedere accolta la prescrizione, e quindi non è appunto un automatismo. L'autorità che cosa ha previsto? Ha previsto che, credo che ci sia un'altra slide dopo, che gli operatori, laddove vadano a fatturare, perché comunque devono fatturare anche importi eventualmente più ampi se è saltato qualcosa, però possono richiedere gli ultimi 2 anni e devono obbligatoriamente inserire in bolletta l'indicazione, l'avvertimento che quella bolletta specifica può contenere importi prescrivibili, e ci sono anche dei moduli messi già a disposizione dagli operatori per poter eccepire la prescrizione. Naturalmente, se poi il cliente non lo fa, quindi se poi non si attiva, purtroppo quegli importi diventano esigibili. Va bene? Quindi è una cosa molto importante che l'autorità abbia detto, abbia sollecitato addirittura diciamo, gli operatori a mettere in allerta il cliente che può eccepire la prescrizione. Quindi la cosa importante però è che non sono prescrivibili importi che derivano da manomissione del contatore, furti di energia, questo perché, come dire, questo beneficio della prescrizione biennale, se c'è un comportamento diciamo del cliente insomma nel manomettere il misuratore, naturalmente non può beneficiare di questa prescrizione, e c'è una responsabilità sua propria, e pertanto gli sarà richiesto il pagamento non degli ultimi 2 anni ma degli ultimi 5. E anche qui so che, ahimè, il tema delle manomissioni dei contatori è un tema diciamo su cui ci si imbatte, ma bisogna sempre aver presente che diciamo è un reato la manomissione dei contatori, e che c'è anche un tema di sicurezza e incolumità fisica che non va sottovalutato, ok? Allora, si è parlato di conciliazione, ne parlava Malaman, come strumento operativo che può essere utilizzato proprio laddove faccio una richiesta di rateizzo e non me la concedono, oppure mi concedono 10 rate ma io non ce la faccio, ne voglio 20, ne voglio 15 e non me lo danno, oppure mi hanno sospeso per la fornitura ma io in realtà ho pagato e quindi non si trova nel pagamento e mi hanno sospeso, oppure io ho pagato ma non mi hanno ancora riattivato, oppure ho comunicato letture reali ma il misuratore continua diciamo, ma in bolletta ci sono solo consumi stimati, quindi voglio un ricalcolo, insomma una serie infinita, ahimè, di problemi che possono accadere e che hanno un impatto economico significativo spesso, ok? Possono, laddove non vengono risolti con un reclamo al cliente, possono essere rappresentati in conciliazione. E la conciliazione, come si diceva giustamente, in questo settore specifico non è tanto, come dire, un deterrente per l'azione giudiziaria, perché a volte sono magari importi anche al di sotto di certe soglie economiche significative per il quale magari uno vada un avvocato, eccetera, ma rappresenta la possibilità di avere una tutela per tutti quei diritti che attualmente rimarrebbero inevasi, va bene? Che, come vedremo nelle slide successive, messi insieme hanno anche un impatto economico importante. Allora, dal 30 giugno la conciliazione è obbligatoria anche per i servizi per l'acqua, quindi nel senso che se voglio andare da un giudice per contestare una bolletta importante su luce e gas, e adesso anche da giugno anche sull'acqua, devo obbligatoriamente fare questo passaggio. È una procedura online, quindi l'ARERA mette a disposizione una guida, dei tutorial video, una guida cartacea, insomma, per spiegare passo dopo passo come ci si accredita, se ci si registra al servizio e come si possono presentare domande di conciliazione per se stessi o anche come delegati,
Va bene, quindi diciamo, dico sempre quando facciamo questa formazione, insomma, mettetevi un attimino alla prova, anche come centro pilota, non lo so, insomma, dove magari c'è qualcuno che si sente più padrone di strumenti informatici, ecco, facciamo una prova ad utilizzarlo questo strumento proprio come centro Caritas, perché anche per rispondere a quella esigenza che diceva Giustino, no? Da noi veramente a volte ci manca veramente la previsione di come arrivare a raggiungere situazioni abbastanza disperate. Ecco, capiamo se la conciliazione può essere un aiuto, in questo senso, però ci dobbiamo registrare e perderci un attimino di tempo, ma non è una cosa molto complicata. Allora, andiamo avanti sul servizio conciliazione che ogni anno, diciamo, ha visto sempre dei numeri crescenti, quindi gli ultimi numeri parlano di 25.000 conciliazioni gestite dal servizio dell'autorità. A luglio saranno presentati nuovi dati che dicono, insomma, che c'è già un'ulteriore crescita. E è importante anche vedere, nella slide successiva, come vanno a finire queste domande di conciliazione. Cioè, la gran parte, circa il 70%, finiscono con un accordo. L'accordo che ha un valore di titolo esecutivo, per cui se Enel si impegna a rimborsare piuttosto che a stornare una cifra, oppure se accetta un saldo e stralcio, ok, si sottoscrive un verbale e quel verbale ha un valore di titolo esecutivo. Nel 69% dei casi, e in 53 giorni in media, da quando si presenta la domanda a quando si finisce, insomma, si ha diciamo, un risultato positivo. Non sempre si riesce a conciliare, ma diciamo, considerate che non ci sono costi, che è tutto online, per cui varrebbe la pena provare. Complessivamente il valore economico, diciamo, delle conciliazioni dell'ultimo anno, cioè mettendo insieme tutti i saldi e stralci, gli storni, i rimborsi, i ristori conciliativi, gli indennizzi che vengono riconosciuti in conciliazione, si arriva a 18 milioni di euro. Quindi questo per dire che magari il singolo, caso potrebbe anche non essere di per sé economicamente una cifra stratosferica, però capite, dietro 18 milioni di soldi restituiti ai cittadini, quanti diritti negati, no? E poi invece affermati ci stanno, insomma. Pare che, i cittadini siano molto soddisfatti di questo servizio, perché l'autorità pubblica anche periodicamente, come avete visto prima, un po' le valutazioni sul servizio. Come si accede? Abbiamo detto la risposta non sono i 20 giorni, ahimè, ma sono i 40 dall'invio del reclamo. Se non c'è una risposta quindi al reclamo, il cliente, insomma, il cittadino può rivolgersi in conciliazione. In conciliazione chi troverà? Troverà intanto un essere umano, va bene, che rappresenta Enel, diciamo, no? O qualsiasi altro operatore chiamato. Scusa, torna, ecco. E questo già non è poco, perché invece che combattere al telefono con un call center oppure stare lì a scrivere, insomma, si ha davanti una persona, peraltro, che gestendo gli incontri di conciliazione è abituata anche, no, a gestire spesso quella che è la rabbia, la frustrazione, il problema, del cliente. Ma troviamo anche un soggetto terzo, diciamo, che rappresenta il conciliazione ARERA, che cerca di aiutare le parti a risolvere un accordo. Non è un giudice, non è un arbitro, va bene, però ha un importante ruolo nell'avvicinare le parti, a verificare se effettivamente le delibere sono state rispettate, se c'è margine per stimolare un accordo. Va bene, e quindi su questo poi mi direte, quale centro si, registra e chi prova a fare le conciliazioni. Passiamo al settore dei bonus. Allora, su questo vado forse un po' più veloce perché molte cose le ha anticipate Malaman, va bene? Quindi, questi bonus che sono stati via via sempre, diciamo, incrementati e che riguardano, sono di due tipi. Quelli automatici, quindi per acqua, luce, gas, e quelli invece che rappresentato sostanzialmente dal bonus elettrico per disagio fisico, che deve essere richiesto, dalla parte. Vediamo un attimino di meglio, allora, i due gruppi di bonus.
come abbiamo detto, quelli automatici, cioè questo importante match che le due banche dati, INPS e autorità, fanno per individuare in automatico il soggetto titolare, e quindi non c'è da fare nessuna domanda, ma c'è da presentare ogni anno la dichiarazione sostitutiva. Non è importante il mese, perché poi c'è il recupero dell'anno. Questa è una domanda che, diciamo, forse qualcuno mi ha fatto l'altra volta, per cui l'importante però è averla per l'anno di riferimento. Quelli a richiesta sono è il bonus elettrico per disagio fisico, e che non è collegato al reddito. Andiamo avanti e poi ci torniamo su quella tipologia. Allora, l'ho già detto Malaman, chi ha diritto, bisogna essere intestatari di una utenza, va bene? E i bonus possono essere cumulati, nel senso che posso avere il bonus idrico, il bonus acqua e il bonus elettrico. Se c'è un'utenza condominiale, allora siamo nell'ipotesi del cosiddetto utente indiretto, che diciamo, al quale arriva una comunicazione e deve fare una registrazione, credo che sia la slide successiva, e a fronte della registrazione, che no, è quella ancora dopo, vabbè, non fa niente, riceverà proprio un assegno in unica soluzione da poter incassare direttamente alla posta. Quindi la differenza è che se sei diciamo un utente diretto, quindi fondamentalmente dell'elettrico e del gas uso cucina, lo sconto ti arriva direttamente in bolletta, frazionato. Se invece sei un utente indiretto e quindi il riscaldamento ce l'hai condominiale, rispondendo alla lettera che ARERA invia e registrandosi alla portale, arriva in unica soluzione questo assegno da incassare. Torniamo un attimo indietro, perché c'erano semplicemente i livelli di reddito ISE a cui siamo arrivati, l'ultima modifica del governo Meloni a 15.000 euro, eravamo partiti da 8.000, poi c'è stato in pandemia, diciamo, il vero scatto, e poi via via con Draghi e poi adesso con l'ultimo governo l'adeguamento per il 2023. Attenzione, non è detto che rimanga ancora al momento la soglia di 15.000 euro per i figli, per l'acqua è più basso, e per le famiglie numerose la soglia naturalmente è diciamo adeguata ai 30.000. Andiamo avanti sui valori del bonus idrico. Andrei anche qui, recupererei un po' di tempo, diciamo, perché lo ha già accennato Malaman. E comunque variano da tanti fattori, no? Se il gas, appunto, se è cibo, acqua calda, la localizzazione geografica, perché ci può essere un indicatore legato al potere calorifero, e al numero del nucleo familiare, per cui insomma sono vari gli elementi, però l'impatto, abbiamo detto, è il 30% circa della bolletta per l'elettrico, 15% per il gas. E per quanto riguarda l'idrico invece è come se ogni famiglia avesse diciamo un determinato quantitativo di metri cubi, tipo 50 litri, ha calcolato l'autorità giornalieri, ok? Questo è per avere un parametro. Allora, il bonus elettrico per disagio fisico, ecco, di questo non se ne Malaman non ne aveva accennato, ne lo accenniamo perché questo secondo me diciamo viene molto sottovalutato. Allora, non è collegato al reddito, ok? E non è collegato neanche alla titolarità dell'utenza, nel senso che se io ho a casa mio padre, mio figlio, insomma, con un problema per il quale necessitano di apparecchiature elettromedicali, e poi vedremo quali sono, alcune molto molto comuni come il materasso da decubito, le pompe di nutrizione, eccetera, posso fare una domanda qui, quindi non è automatico ma sono a domanda,
al comune e per essere beneficiario di un bonus elettrico, proprio perché se l'elettricità la vado ad utilizzare per un tema di salute e spesso salva vita, ecco, il legislatore ha previsto un contributo che, ripeto, non è collegato al reddito, ok? E possono essere anche significative, arrivare quindi a seconda naturalmente di quante ore utilizzo il materasso da decubito, della patologia che deve essere accertata. Nella scheda trovate tutta l'analisi di questo tipo di informazioni, può arrivare anche a più di 600 euro l'anno. Quindi valuterei, diciamo, bene i nuclei familiari che conosciamo, se c'è la presenza appunto di diciamo un'apparecchiatura di questo tipo, se c'è il bonus che viene poi esplicitato in bolletta. Allora, andando avanti, cosa posso fare? E credo che abbiamo finito, eh? Cosa posso fare se il bonus per qualche motivo non mi viene riconosciuto, viene riconosciuto con ritardo? Ecco, l'autorità ha messo a disposizione, proprio oltre al numero verde che è generico, diciamo, per tutta una serie di problematiche e che trovate comunque sempre nelle schede, perché poi buona parte delle informazioni che noi diciamo abbiamo messo nelle schede e la ricaviamo proprio dalla disciplina di ARERA, no? Che naturalmente abbiamo cercato un attimino di rendere ancora più divulgativa, perché insomma le delibere spesso sono molto tecniche, ma anche i servizi che ARERA ha messo a disposizione. Ecco, ha messo a disposizione proprio un servizio che si chiama Smart Help, proprio per risolvere, anche questo è online ed è addirittura, diciamo, non prevede neanche la videoconferenza, è proprio, diciamo, una richiesta scritta, e avendo semplicemente il codice fiscale, la bolletta, la delega che ci autorizza a chiedere informazioni per conto del signor Caio, ecco, diciamo, l'autorità ci aiuta a capire perché questo soggetto, che pure avrebbe diritto al bonus, non l'ho ancora ricevuto, o diciamo qual è la problematica che appunto nella quale è in corso. Quindi, come vedete, diciamo, gli strumenti su certi tipi di situazioni ci sono, bisogna però impratichirsi un po'. Credo che di avere finito, va bene? E naturalmente ci sono i riferimenti a cui potete scrivere per avere supporto sui casi specifici, perché poi ci possono essere una miriade di casi particolari che possiamo analizzare insieme per capire insomma come risolverli. Grazie Liliana. Adesso, come abbiamo fatto prima, lascerò i microfoni aperti e chi è interessato può chiedere chiarimenti. Penso che sia già possibile attivare i microfoni. Intanto lascio anche la parola a Beatrice se vuole aggiungere qualcosa. Allora, intanto leggo una domanda sulle apparecchiature. Allora, siccome posso, Alberto, scusa, perché io con lo schermo intero non riuscivo a leggere. Renato chiede se il bonus elettrico per disagio fisico tra le apparecchiature è incluso anche il telesoccorso, tanto per capire se i sistemi di soccorso usati anche dalla Caritas, eccetera. Ora, credo di no, però siccome le apparecchiature sono quelle indicate nell'elenco che abbiamo messo nel manuale del Ministero della Salute, basta scorrere quell'elenco e capire se l'apparecchiatura a cui fa riferimento, insomma, rientrano, va bene? Io vi ho portato alcuni esempi nelle slide, magari lo possiamo anche scorrere insieme se volete, ma ok. Fanno riferimento proprio a quelle che la persona che ha una determinata patologia, va bene? L'apparecchiatura di cui necessita.
quindi anche la carrozzina elettronica, l'ossigeno collegato a un'apparecchiatura, nutripompe, appunto, materassi da decubito sono tra quelle più comuni, apparecchiature per dialisi, eccetera, quindi collegate comunque a una specifica patologia. Io volevo approfittare, anzitutto grazie della consueta chiarezza, Liliana, volevo approfittare perché questo tema del servizio a tutele graduali mi sembra particolarmente importante. Sì. Perché noi sappiamo che molte persone, diciamo più semplici, no? Non ne hanno proprio, non sanno che cosa gli capita perché stanno nel servizio di maggior tutela. E quindi adesso passerà al mercato libero, cioè che devo fare, a chi mi rivolgo, c'ho paura di essere fregato, eccetera, eccetera. Quindi qui vedo uno spazio di servizio da parte nostra, delle Caritas parrocchiali, molto ma molto importante. E quindi forse qui potremmo prevedere qualcosa, no, che consenta, no, di informare, fare proprio un'informazione molto puntuale e molto diffusa, insomma. Sì, quindi sì, la sì. Prima cosa era questa, un po' chiederti anche qualche suggerimento da questo punto di vista. La seconda è se secondo te c'è un margine per un'ulteriore proroga rispetto al gennaio 2024. Già mi hai risposto in questo modo rispetto al servizio di maggior tutela. Ecco, niente, vabbè, ecco, diciamo che siccome l'autorità ed è la prima volta che lo fa, perché tutte le proroghe che c'erano state negli anni passati, no, erano proroghe anche perché non era ancora pronto il meccanismo, no, da attivare con la fine del tutelato. Poi l'autorità lo ha messo a punto questo scenario nuovo e quindi ormai si sa che dal 10 gennaio 2024, se non fai una scelta, vai in automatico in tutela graduale. La tutela graduale in cosa consiste? Consiste nel fatto che l'autorità metterà sostanzialmente, è un meccanismo che già si chiama in altro modo in altri settori, ma già esiste, fa proprio delle gare all'asta, ok, i pacchetti di clienti, e quindi l'operatore che vince l'asta si prende il pacco di clienti a determinate condizioni che fissa l'autorità, che però non sono particolarmente convenienti economicamente questa volta, proprio perché sennò non parteciperebbe nessuno a queste aste, no? Quindi la convenienza qual è? Sta nel fatto che comunque si garantisce la continuità, va bene? Si garantisce la continuità, per cui non quelli che telefonano e dicono: ah, ma guardi che se lei non passa con noi, poi gli staccano la luce si stacca solo se non paghi, ok? Quindi tutela graduale vuol dire che c'è un mercato cuscinetto gestito dall'autorità attraverso questo meccanismo delle aste, quindi tu ti troverai magari con un operatore che non sai neanche, chi è, lo capirai dalla bolletta, però ti sta garantendo la continuità. Ora, le condizioni economiche potrebbero non essere, anzi, in genere, in questi meccanismi delle aste ci sono proprio delle voci che vanno in qualche modo a penalizzare chi sta in questi tipi di mercati, perché l'obiettivo è: guarda, stai pagando un centesimo in più, quindi è meglio che te ne vai, perché no, scegli tu un mercato, l'operatore sul libero. Però è importante che ci sia la continuità, va bene? Ora, la cosa su cui, secondo me, come Caritas bisogna tornare a ottobre è quella di, sottolineare un importante sforzo che ha fatto l'autorità nel garantire, ancora uno spazio di tutela, cioè in graduale ci finiamo tutti in tutela graduale, se non scegliamo, va bene? Però i soggetti vulnerabili, e i soggetti vulnerabili li ha identificati l'autorità quali saranno, hanno ancora una piccola nicchia di tutela, va bene, sia contrattuale che economica, però bisogna fare delle attività
attività che ora io adesso qui non mi vorrei addentrare perché sennò magari vi confondo, tanto poi sarà un'attività da mettere in campo per l'autunno, perché in autunno arriveranno delle lettere a soggetti che hanno già i bonus sociali, a chi ha la 104, ai soggetti superiori a 75 anni di età con determinato reddito, quindi i potenzialmente vulnerabili, dovranno fare qualcosa, e cioè dovranno comunicare all'operatore che in quel momento li sta servendo o che dal quale vogliono farsi servire, che sono vulnerabili. A quel punto per loro scatterà una tutela tariffaria ancora prevista da ARERA. Quindi ARERA, come dire, non può ancora continuare a tutelare tutti da un punto di vista tariffario, ok? Perché il mercato tutelato non esisterà più, ma si è inventato un sistema per continuare a tutelare economicamente almeno i soggetti fragili, vulnerabili. E qui c'è bisogno però di una piccola collaborazione da parte di questi soggetti e da parte di chi come noi può intercettare questa esigenza, per fare in modo che quella piccola nicchia di tutela economica che ancora potranno, diciamo, utilizzare venga fruita effettivamente. Quindi, diciamo, Giustino, direi che a settembre, ottobre, qualcosina di formativo su come fare sì che i soggetti vulnerabili possano intercettare questo ulteriore piccolo spicchio di tutela sicuramente va fatta, perché altrimenti se loro non si attivano e non comunicano la loro vulnerabilità, diciamo, saranno paragonati a me, a te e a tutti coloro che diciamo, no, avranno un altro tipo di mercato, ecco. Non so se ho confuso le idee o se sono stata chiara. No, sei stata chiarissima. Io posso aggiungere soltanto che in quell'occasione magari facciamo anche un focus su come si legge la bolletta. Perfetto. Perché anche in quel caso è importante saper leggere la bolletta e spesso ci perdiamo i dati. Sì. Così da come individuare eventuali prescrizioni, così come eventualmente si fa una richiesta di rateizzazione e quant'altro. Sì, anche perché dalla bolletta capiamo in che mercato stiamo, se siamo nel libero, nel tutelato, se siamo in fui, cioè c'è tutta una galassia a questo punto di mercati di riferimento, e capire qual è l'operatore e in quale mercato siamo e come traghettare nel mercato più conveniente è fondamentale. E posso fare una domanda, anzi due, Liliana? Ciao, cara. Ciao. Penso insomma un po' a beneficio di tutti, prendendo spunto proprio da queste ultime due cose che avete detto tu e Beatrice. La prima, relativa alle persone vulnerabili. Questa tutela che si garantirà, che verrà poi chiarita, insomma, diciamo dopo l'estate, varrà soltanto per i soggetti che si trovano già diciamo nel mercato tutelato, oppure potranno cedervi anche coloro che magari si trovano nel mercato libero in questo momento? Allora, anche coloro che si trovano nel mercato libero, una volta che diciamo la definizione di vulnerabilità la diciamo in questo settore l'ha definita l'autorità, no? E la tutela della vulnerabilità l'ha definita l'autorità. E però la vediamo magari in un secondo momento, però tutti coloro che rientrano nella definizione di vulnerabilità, va bene, devono far presente questa loro condizione all'operatore in maniera tale che non ti danno un qualsiasi contratto sul mercato libero, ma ti danno quello, diciamo, più tutelante da un punto di vista economico rispetto alla tua vulnerabilità. Questo è veramente il massimo che l'autorità poteva fare con la fine del mercato tutelato per garantire, diciamo, quelli più fragili. Però naturalmente devi stare diciamo in quella definizione di vulnerabilità che poi vedremo, ma grosso modo è se c'hai bonus sociali, se hai dei livelli di reddito, una certa fascia di età e se c'è una disabilità certificata, grosso modo. Ecco, queste persone qui, diciamo, le dobbiamo seguire bene in determinati passaggi per evitare che vadano nel libero e basta, nel senso che andranno pure nel libero, ma ad determinati contratti, a determinate condizioni, eccetera. Come dire, è una piccola nicchia proprio per loro e dobbiamo fare in modo di incanalarli là.
Perfetto, benissimo, grazie, chiaro. E la seconda era relativa alla bolletta a cui accennava Beatrice prima. Un chiarimento, forse superfluo, ovvio, però ma visto che ci siamo, tanto per avere tutte le informazioni a beneficio appunto delle persone che ne hanno diritto. Lo sconto automatico in bolletta, immagino, io non ho avuto modo insomma di leggere una bolletta di quel tipo, quindi non lo so, quindi chiedo, lo sconto automatico proveniente dal bonus sociale, visto che appunto è un automatismo, viene segnalato in bolletta, suppongo. Sì, viene proprio chiamato bonus sociale, non ti puoi sbagliare, cioè è una delle poche voci che si capisce della bolletta. Benissimo. Qualora quindi una persona non dovesse riceverlo, probabilmente dipenderà dal fatto che non è stato presentato l'ISEE, quindi diciamo la nostra attivazione potrebbe essere nel sollecitare quel nucleo o quell'individuo che secondo noi potrebbero beneficiare di questa misura a presentare l'ISEE, è corretto? Certo. Sì, diciamo che però considerato che per tutti i motivi per cui si deve presentare, diciamo tra la mensa scolastica eccetera eccetera, secondo me la difficoltà più grande non sta tanto nel fatto che uno non ha mai presentato per quell'anno la DSU, quanto che non ha la titolarità della fornitura, come si diceva prima, quello potrebbe essere l'ostacolo più grande. Però se tante volte uno invece è titolare di una fornitura e per qualche motivo nell'anno X, nell'anno in corso, non ha ancora mai presentato la DSU, è bene che lo faccia perché se lo trova in automatico. Quante volte può essere utilizzato il bonus sociale? Allora, che vuol dire quante volte? Cioè, ogni anno si presenta, devo presentare la DSU. Se rientro nei parametri ISEE dell'anno di riferimento, allora, come dire, ne ho diritto per quell'anno, ecco. Cioè, il diritto lo perdo se sto fuori i parametri di soglia reddituale. Non so se era questa la domanda. Luigi e Stefania, quante volte può essere utilizzato il bonus sociale? Posso, sì, io ho fatto la domanda. Ah, ecco. Sì, adesso ho aperto un attimo il microfono, perché non, mi sono perso questo passaggio, nel senso che se da noi vengono famiglie a chiedere naturalmente la riduzione delle, oppure informazioni relative alla riduzione delle bollette di luce, gas e acqua, naturalmente, ecco, possono usufruirne sempre finché l'ISEE è basso, oppure c'è un tempo limite anche se l'ISEE è basso, cioè per un anno, per 2 anni, per 3 anni? Allora, per esempio, nel 2022 la soglia di reddito era di 12.000 euro, ok? Quindi chi ne aveva 13 stava fuori. Certo. Nel 2023 invece l'hanno alzata a 15.000, quindi ci stai dentro. E ci stai dentro e lo puoi cumulare acqua, luce e gas. Naturalmente però se come speriamo lo prorogano al 24, al 25 eccetera, tu il 24 però dovrai rifarlo nuovamente la DSU, perché devi dimostrare che per quell'anno il tuo reddito è quello. È quello, insomma. Quindi non è che l'ho fatta nel 2016 quella mi vale vita naturale durante, no. È sempre collegato, perché il reddito può cambiare, no? Quindi può cambiare anche, diciamo, la condizione economica, può peggiorare. Oppure. Quindi si fa una volta sola all'inizio dell'anno e vale per tutto l'anno? Sì, sì. Ecco, quello voglio capire. Poi l'anno successivo deve essere ripresentata la domanda. Sì, e anche se la fai tardi, va bene, c'è un meccanismo che insomma ti fanno recuperare quello dei mesi precedenti. Okay. No, su questa cosa del bonus, come diceva Malaman, ci hanno lavorato tantissimo, veramente tanto, però purtroppo rimane fuori una fetta, ma da 700.000 a circa 4 milioni di persone, capite che si è intercettato veramente tanto. Anna dice, è complicato capire come scegliere l'azienda a cui passare per traghettare il mercato libero. Sì, decisamente sì.
Però io sono fiduciosa perché così come abbiamo imparato col telefono, no, a scegliere il contratto più conveniente in base a quanti SMS, a quanto traffico, a quanto qua, a quanto là, diciamo è un po' più complicato obiettivamente, ma riusciremo a fare anche questo. Intanto fidatevi solo del motore di ricerca ufficiale dell'autorità, del compara offerte, va bene? Perché quello ti dice che effettivamente in quel momento sul mercato un'utenza domestica, diciamo con le caratteristiche che diciamo che si inseriscono, cioè di 3 kW eccetera, te le paragona ed è l'autorità che ti sta dando l'informazione, per cui non è attendibile, fa riferimento a offerte presenti sul mercato, va bene? E quindi io partirei intanto da queste fonti certe, diciamo. Poi certo non è facile, però come dice Beatrice, una volta che, ed è una cosa che... anche a me ancora per certi versi alcune cose non le capisco completamente, però capendo bene la bolletta, leggendo bene la bolletta, scopriamo che veramente ci sono una miniera di informazioni utili. Certo, non è proprio accattivante la lettura della bolletta, però è uno sforzo che va fatto perché c'è veramente tanto e tanta roba è l'autorità che obbliga a inserirla proprio a favore del cliente più delle volte. Grazie. Allora, prendo, dico solo una frase, qualcuno ha scritto sulle email che la formazione è a volte tecnica, però sono argomenti tecnici, come vede, è anche molto frequente, intensiva, però in questo caso dico, chi non può seguire, facciamo le registrazioni, le mettiamo sia su YouTube, sul canale YouTube della Caritas, sia nella sezione del manuale proprio chiamata formazione. All'inizio del manuale mettiamo sia le registrazioni che i PowerPoint proiettati. Proprio su questo a Beatrice chiedo che cosa è in programma per i prossimi mesi, quali formazioni orientativamente, che cosa ci hanno chiesto di più urgente. Ecco. La prossima formazione molto probabilmente sarà sui bonus, che attualmente sono in vigore, quindi ci focalizzeremo su quelli. Ma quali bonus? In che settori? Facciamo tutta la parte della sezione bonus, proviamo a rifare una in base anche alle richieste del manuale, del questionario che andiamo a somministrare. Beatrice, scusami, dicevi Anna? No, più o meno quando si farà questo tipo di formazione? Quella dei sui bonus. Ottobre, settembre. Ah, okay, va bene, grazie, scusa. E qualche richiesta di chiarimento è arrivata, abbiamo risposto per email sul reddito alimentare. Però mi sembra che su quello, Beatrice, se vuoi dire qualcosa non ne vale la pena. C'è la scheda che già, ecco. C'è una scheda appropriata, ma in questo momento avviene tutto in automatismo, cioè tutto in automatismo, ancora devono essere individuati le associazioni del terzo settore che si occuperanno della distribuzione. Va bene, quindi lasciandoci come appuntamento a settembre, una seconda metà di settembre per la formazione, se non ci sono altre domande o richieste di chiarimenti possiamo lasciare la parola a Giustino per un saluto finale anche. Sì, grazie Alberto. Penso che noi dovremmo fare anche un buon lavoro di programmazione, perché qualcuno per esempio segnala troppi appuntamenti di formazione, allora io sto anche dicendo, guardate, ci sono delle Caritas diocesane che si collegano con noi da diverse parti d'Italia, perché non hanno la possibilità di organizzare incontri di formazione di questo genere. No? Quindi noi abbiamo una ricchezza da questo punto di vista e non è un obbligo partecipare a questi incontri di formazione. Però è anche vero che noi dobbiamo fare un buon coordinamento, diciamo, interno da parte nostra, no? In termini di programmazione. Ed è anche vero che una realtà complessa e articolata come Roma e una casa diocesana come la nostra, che ha diversi ambiti, no? Di iniziative, di attività, quindi bisogna affrontarle in maniera, come dire, molto, molto equilibrata. Insomma. Ci ho detto grazie, perché sono incontri in ogni caso di qualità. Quello di oggi è molto importante
perché il tema della povertà energetica, io credo che anche alla luce dell'apertura al mercato definitivo, al mercato libero, richiederà dei forti contrappesi, e l'informazione e la formazione anche di noi operatori sul campo è molto importante, quindi ci ragioniamo, ecco, riflettiamo bene. Grazie a Liliana in particolare, grazie a tutti per esserci stati, e niente, ci aggiorniamo, magari, ecco, possiamo concludere, se vi fa piacere, con una preghiera, la preghiera del Padre Nostro, e così ci salutiamo nel migliore dei modi. Va bene? In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre Nostro che sei in cielo, sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi come anche noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Un abbraccio fraterno a tutti e grazie di cuore per il vostro servizio, per la vostra attività e per il vostro entusiasmo. Grazie a tutti, grazie davvero per questo incontro. Grazie. Ciao, buonasera. Grazie Liliana. Grazie Liliana. Grazie.